E lei? Mi hanno chiesto un libro sulle libellule. Scrivo il testo e mi occupo delle foto. Catherine fa i disegni e i grafici. Perfino Sabine vi partecipa. È lei che mi accompagna tutti i giorni alle paludi. Voglio far fare una palude artificiale nel giardino. Un giorno tornerò alla letteratura con un romanzo d'amore. E i personaggi saranno gli insetti. Ho una brutta tendenza io, quella di specializzarmi troppo. Devo confessare che invidio molto le sue numerose possibilità. Oh, io sono un mezzo fallito. Il poco che so lo devo al mio professore, Albert Sorel. Cosa vuol diventare, mi domandò? Diplomatico. Ha una grossa fortuna? No. Può con qualche apparenza di legittimità aggiungere al suo cognome un nome celebre? No. E allora rinuncia alla diplomazia. Ma allora cosa posso fare? Il curioso. Non è un mestiere, non è ancora un mestiere. Viaggi, scriva, traduca, impari a vivere dovunque e cominci subito. L'avvenire dei curiosi di professione. I francesi sono rimasti chiusi in casa da troppo tempo. Troverà sempre un giornale che paghi le sue scappatelle. Jules pensa che lei ha un grande avvenire davanti a sé. E anch'io. Devo aggiungere, però non molto spettacolare. Qui Jules lavora e dorme. La nostra vita è organizzata come quella di un convento. Jules scrive i suoi libri, va a caccia di insetti e di tutte queste bestioline. Matilde, che lei ha visto, è la figlia di un contadino vicino.